Ciao, ben arrivati. Paolo per Parrucchieri Revolution. Sei più bravo del tuo parrucchiere? Che bella domanda. Provocatoria, provocatoria è il termine corretto. Periodo, sappiamo tutti, particolare. Non potete venire a trovarci, noi non possiamo tagliarvi i capelli, voi non potete venire purtroppo a trovarci. E tanti maschietti cosa fanno? Si fanno tagliare i capelli dalla moglie. Oppure, meglio ancora, da soli. Meglio ancora così si evitano le liti familiari. Macchinetta, zac, 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 zac. Cerchi di scoppiazzare il più possibile, di ricordarti come ti tagliavi i capelli il tuo parrucchiere e ripeti gli stessi movimenti più o meno. Stai lì tutto con cura, pian pianino, e sali e cose, dietro come faccio con lo specchio, guardi, cerchi di copiare, cerchi di usare gli stessi movimenti. Quando hai finito ti guardi e tutto sommato incominci a dire, ma non ho fatto dei disastri, mi sembra che tutto sommato quasi uguale al taglio che mi fa lui, anzi, è uguale, è uguale. Poi, a tutti noi chiaramente capita di andare a fare la spesa, commissioncine, piccole cose, incontri qualcuno che ti conosce, ti nota con i capelli corti e ti dice, ma sei andato al parrucchiere, sono tutti chiusi, come hai fatto? E tu tutto orgoglioso dici, no, no, ho fatto da solo, mi sa che ho fatto un disastro, ma ho fatto da solo. No, che disastro, ma guarda che, io ero convinto che te li avesse fatti il tuo solito parrucchiere, perché il taglio è uguale. E a quel punto la conferma. Ho fatto il taglio come il mio parrucchiere. Sono in più cosa stai pensando? Dunque, 20 euro mediamente al mese risparmiate, perché io d'ora innanzi. Toh, col cavolo che vado ancora a farmi tagliare i capelli dal mio parrucchiere. 20 euro non sono male. Ti invito a ragionare. Allora, due casi, due possibilità. Possibilità 1. Sei un parrucchiere mancato. Cioè, tu puoi tranquillamente andare a fare il parrucchiere perché sei bravo, ci sta. Oh, una dote naturale nascosta che in questa occasione è uscita, è saltata fuori, può essere. Oppure, soluzione B. La soluzione B. Qual è? Che forse non avevi sotto un gran taglio, che forse il tuo parrucchiere non è così preparato, perché se da solo sei riuscito a ricreare la stessa cosa che ti faceva lui, ovviamente non ci siamo. Vuol dire che chi ti taglia i capelli non è così estremamente preparato, perché non ci sono altri. O sei un parrucchiere, mancato, come dicevo prima, tu che sei bravissimo, oppure non hai sotto un grandissimo taglio, non c'è una grande capacità, come dire, una grande capacità tecnica e di estetica da parte del tuo parrucchiere. Da qui sorge il dubbio, sorge un'altra domanda. Sei sicuro che il look che tu hai adesso e quello che conseguentemente avevi prima sia la migliore soluzione per te? Perché se ti è successo questa cosa, vuol dire che forse un professionista di un altro livello, di un'altra qualità, potrebbe darti delle soluzioni per la tua estetica migliori, decisamente migliori. Se anche tu tieni alla tua immagine, tieni alla tua estetica, contattaci. Appena potremo riaprire, noi saremo qua a vostra disposizione, a tua disposizione, per farti una consulenza e spiegarti cosa possiamo fare per aumentare il tuo. Beh, il bello della diretta, ho ricevuto una telefonata, chiedo scusa. Colgo occasione prima di. Maria Augusta, io la piega me la faccio meglio del parrucchiere.
Sì, decisamente può essere, Mario Augusta può essere. E vedo un altro messaggio sotto, ho letto che era di... niente, risponderò dopo perché non riesco a far scorrere le immagini. Se vuoi venirci a trovare, quando noi riapriamo, il nostro numero di telefono è 0371-8989-00. Se vuoi altre informazioni sul mondo capelli, noi abbiamo un canale YouTube, oppure sul nostro Facebook troverai tantissimi video, tantissime dirette caricate, oppure se preferisci leggere www.parrucchierirevolution.it, un blog con oltre 120-130 articoli, e invece il nostro libro in cartaceo, Tutti i segreti del mondo del parrucchiere, tutto quello che succede dietro alle quinte. Tutte le soluzioni a tutti i problemi di capelli. Vi saluto, ci vediamo domani con un'altra diretta, sempre Mondo Capelli. Ciao e buon appetito!